larghissima ragione, perché sicuramente sei fuori da tutto, rifiuti solidi urbani, ICI, IRPEF, riciclaggio, tasse, controtasse, persecuzioni politiche, persecuzioni sociali, tutto, comunque sta meglio di tutto, perché tranquillo, se guadagni, non voglio offendere, puoi guadagnare anche 1.000 euro al giorno, 10 euro al giorno sono più di 10 euro poi che i 30 euro di pensione che hai, e che di 30 se ne fottono di nuovo 25, questo fai il resto, per me fai a casa e non vengono a trovarmi, non darci l'occasione, buonasera. Pios, tutta l'informazione che ti serve davvero. Subito con la cronaca, perché tre persone sono state arrestate dalla squadra mobile, si tratta di due leccesi ed un barese, in bilancio di un'operazione del nucleo antidroga della mobile di Bari. Destinata all'agricoltura, che invece sarebbe finito nei serbatoi delle auto, nelle caldaie per il riscaldamento e nelle abitazioni private. No, io cerco di portare, voglio capire gli altri per capire me. Io con la ricerca chi lo so, perché vorrei portare le persone di nuovo dalla strada a una comunicazione diversa, magari a teatro, a vedere uno spettacolo. Trapianti all'ospedale si dice come cicatrizzante per tutte quelle che possono essere ovviamente uncere varie, un farmaco che è a base di miele. Queste cicatrici erano state gestite c'è bisogno dello scambio, vedi? Lei non la vedo mai. Usa un farmaco che è a base di Arrivato a Baghdad, a due onore al Baghdad nero dello Stato Islamico Emirato. Scusate! Alla mia casa,
Italia conclude una carrellata e questo se n'è andato per strada, questa vita è stata prima di una serata, è partito prima con Giovanotti e il suo singolo Sottante Buongiorno, poi hanno ascoltato una canzone di qualche anno fa, sto sempre a pensare quello che viene domani, il giorno dopo, quindi ha raccontato chiaramente qualsiasi cosa mi metto qui al centro di Narni e come sbattono al centro di Narni e stanno lì, ma che mi chiedevo, ma che cosa farai? Aspetto. Allora qualcuno che mi dice qualcosa sulla bellezza? Vita d'artista, vita da cane, senza una lira, per settimane, schiavo del fumo ed un pezzo di pane, senza una donna e vita da fame, vita di noia, di creatività. Vita in catene, di libertà, vita ai confini, di chi arriva e chi parte, con un umore che cambia e la testa su Marte. Vita d'artista, vicino ai folli, sempre nel dubbio, che a volte sciogli come aspirine o vecchie tisane. Vivere d'arte, che vita da cane. Vivo d'artista, quasi da sempre, con questo nome che non resta in mente, così difficile da ricordare, per uno che a casa non può ritornare. Ma viva l'Italia, paese dell'arte, viva i suoi artisti tenuti in disparte, fuori dal mondo per settimane, schiavi del cuore ed un pezzo di pane. Vita d'artista, senza illusioni, vivendo i sogni nelle canzoni, dove la musica diventa magia, trasforma le lacrime in una poesia. Vita d'artista, simile ai folli, sempre sull'orlo dei loro sogni, dove la vita è un contorno indeciso tra il giorno e la notte, tra il pianto ed il riso. Dai, 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 dai. Na 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 na. Ma viva l'Italia, paese dell'arte, viva i suoi artisti tenuti in disparte, fuori dal mondo per settimane, schiavi del cuore d'un pezzo di pane. Viva l'Italia, paese dell'arte,
viva i suoi artisti tenuti in disparte, fuori dal mondo per settimane, schiavi del cuore d'un pezzo di pane.